Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Anche quest'oggi siamo qui con un video crossover tra un video su Spada e Scudo e un Critical Hit. E sono giunto in realtà alla conclusione che la cosa abbia più senso di quanto credessi. Perché alla fine partire a criticare Pokémon necessariamente ci proietta su Spada e Scudo, ci proietta sui prossimi titoli e su come tutte le cose che andiamo a criticare potrebbero cambiare o no proprio nei giochi che seguiranno. Quindi tutto sommato il fatto che i Critical Hit finiscano così spesso a sfociare in Spada e Scudo non è così insensato, tutto sommato. Soprattutto non è insensato se abbiamo a che fare con un Critical Hit che parla di un tipo Pokémon e con dei Pokémon di ottava generazione. In questo caso, come avrete già capito da titolo e miniatura, sto parlando di Sobble. E dunque, visto che il Critical Hit riguarda i tipi Pokémon, in particolare un tipo Pokémon, l'argomento di questo video, riassunto molto brevemente, sarà il tipo che assumerà Sobble nelle prossime sue evoluzioni. Ora, il tipo degli starter è stato un argomento che fin dall'inizio delle speculazioni su Spada e Scudo ha colto l'attenzione della community, perché di fatto è sempre una delle cose più interessanti su cui andare a fare teorie. Abbiamo Grookey, che è stato ricondotto da moltissimi al tipo lotta per il fatto che utilizzi un bastone all'interno del trailer, mentre per Scorbunny le ipotesi si susseguono innumerevoli tra il tipo lotta, l'elettro, il folletto, chi più ne ha più ne metta, con una preferenza, ahimè, per il primo. È su Sobble in realtà che la community si è un attimo incagliata, non riuscendo a trovare delle motivazioni convincenti per fornire al Pokémon un effettivo tipo. C'è chi lo ha associato al veleno per il suo essere una sorta di lucertola, ma di fatto si tratta di un camaleonte, quasi il camaleonte non è velenoso. C'è chi addirittura ha pensato che questo Pokémon, proprio per la sua non corrispondenza con un altro tipo, potrebbe mantenere il tipo acqua puro per tutta la sua linea evolutiva, il che è comunque sicuramente plausibile, ma di certo non una risposta soddisfacente per chi vuole speculare riguardo un secondo tipo. Credo però quest'oggi di aver trovato una soluzione che potrebbe smarcare la situazione andando a collegare Sobble con un tipo che ultimamente sta subendo non pochi cambiamenti e che proprio in virtù di questi cambiamenti si collega particolarmente bene al carattere di Sobble. Sto parlando, come immagino abbiate intuito, del tipo spettro. Difatti recentemente, e per recentemente intendo in settima generazione, il concept del tipo spettro non è che sia cambiato, perché comunque abbiamo Pokémon come Delmise e Sandygast che rappresentano pur sempre uno spirito in un oggetto, ma è perlomeno stato ampliato. Il tipo spettro non è più uno spettro in sé per sé, non è più un fantasma che magari prende possesso di un oggetto, ma diventa qualcosa di ulteriore, diventa un Pokémon che agisce nell'ombra. Agisce nell'ombra, ma non necessariamente nell'oscurità. Più che agisce nell'ombra, sarebbe corretto dire agisce nascondendosi. Penso ad esempio a Decidueye e Mimikyu. Il primo agisce di nascosto perché il tipo di combattimento che propone è un combattimento a distanza, come le sentinelle e gli arcieri dovrebbero fare. Mentre il secondo, ossia Mimikyu, per quanto si trovi in ambienti tendenzialmente bui, non è tipo spettro per questa sua peculiarità, ma per il fatto che si nasconda sotto un velo e che dunque abbia l'identità celata. Di fatto Mimikyu è un Pokémon in sé per sé che potrebbe essere tranquillamente trovato all'aria aperta. Il suo tipo spettro non è dovuto né al suo essere uno spettro né al suo essere nell'ombra, come ad esempio accade per Decidueye. Semplicemente è un Pokémon nascosto. La parte che poi sarebbe un critical hit riguarda la critica di questo cambiamento del tipo spettro, che ho voluto inserire in questo contesto per non risultare ripetitivo in futuro. Ora, certo, il tipo spettro necessita in un certo senso di questo cambiamento, perché altrimenti rischia di diventare monotono, rischia che il concept rimanga sempre lo stesso. Uno spirito che prende possesso di un oggetto, alla lunga la creatività comincia a voler uscire da queste maglie. Il punto è che come concept risulta un po' troppo forse simile al tipo buio, nonostante ci sia comunque una differenza di fondo. Il tipo buio sembra infatti fare più riferimento sull'aspetto caratteriale di un Pokémon. Un Pokémon buio è un Pokémon tendenzialmente malvagio, tanto che in giapponese il tipo che noi conosciamo come buio è definito in effetti malvagio e non buio, che effettivamente sia in inglese che in italiano è tradotto in una maniera decisamente fuorviante. Se il tipo buio si riferisce non tanto all'ambiente dove il Pokémon agisce, ma più che altro alla sua connotazione caratteriale e alla sua malvagità, il tipo spettro invece è quasi l'esatto opposto. Cioè, uno spettro siamo arrivati a comprendere che non è necessariamente malvagio, ma la sua attitudine, qualunque essa sia, lo porta ad agire in ambienti nascosti più che oscuri. Decidueye, per sua stessa conformazione naturale e per il suo stile di combattimento, necessita di nascondersi perché in un corpo a corpo avrebbe più problemi. Mimikyu invece, per una sua connotazione caratteriale, si nasconde perché teme di spaventare coloro che incontra. Capite bene che la differenza in questo caso è che se il tipo buio ci vuole dire qualcosa riguardo al carattere del Pokémon, il tipo spettro ci dice come un Pokémon reagisce a una sua determinata attitudine. E certo, la differenza è minima e sicuramente creerà molte confusioni nel caso il tipo spettro dovesse evolvere
evolversi decisamente verso questa strada. Eppure, come già detto, è probabilmente un cambiamento necessario per non cadere nella monotonia che il tipo spettro rischiava di portare. Ed è anche ovvio che nominare un Pokémon di questo tipo spettro, o addirittura fantasma in inglese ghost, sia effettivamente una stonatura. Stonatura che però, per quanto sia difficile da digerire ed è perfettamente comprensibile, credo che sia la direzione che il tipo spettro prenderà. Detto ciò, però, a questo punto torniamo a Sobble. Perché Sobble potrebbe acquisire un tipo spettro? A questo punto, se avete presente la fisionomia e il carattere di questo Pokémon, non dovreste avere alcun dubbio. Sobble è un Pokémon talmente timido da attaccare prevalentemente a distanza, mimetizzandosi e quindi nascondendosi negli oggetti che trova sul suo percorso. Nel trailer, ad esempio, lo vediamo letteralmente confondersi e nascondersi nell'acqua, attaccando a distanza e spegnendo un fuoco senza però avvicinarsi, mentre appena sente il rumore di Grookey che sta arrivando, subito scappa e si nasconde su un albero. In questo senso Sobble è un Pokémon che si nasconde e chissà che una sua futura evoluzione non possa prendere l'originaria timidezza di Sobble e magari trasformarla non più in timidezza e quindi nel nascondersi solo per paura, ma magari rendendola effettivamente uno stile di battaglia che il Pokémon attua consapevolmente per sopperire alla sua stessa paura di combattere. Queste sono ovviamente speculazioni, ma credo che ad oggi il tipo spettro preso nell'accezione più recente, ossia come già detto quella di Decidueye e di Mimikyu, sia quello che potrebbe calzare meglio a Sobble proprio in virtù del suo carattere e soprattutto in virtù di come Sobble reagisce al suo carattere timido, nascondendosi all'arrivo dei nemici. Per quanto riguarda invece il cambiamento del tipo spettro, come ho già detto, è un cambiamento difficile da digerire e non so se mi trovo particolarmente d'accordo sulla questione, sono ancora in un limbo. Da un lato so che è un cambiamento necessario, mentre dall'altro mi accorgo che chiamare spettro un Pokémon che spettro non è, è una stonatura veramente tanto forte in questo momento. Detto ciò però, non dimentichiamoci che in settima generazione comunque abbiamo dei Pokémon spettro tradizionali, vedasi del Mise Sandygast, quindi chissà che in ottava generazione non ci possa essere comunque un misto tra i due, dei Pokémon spettro che non sono spettri e degli spettri che effettivamente lo sono. Lo so, è una questione complicata, però sarebbe interessante sapere la vostra opinione riguardo a tutto ciò, facendomi sapere nel sondaggio che spero di ricordarmi di mettere che cosa ne pensate del tipo spettro, se apprezzate in un certo senso questo suo cambiamento oppure se siete legati a una sua visione più tradizionale, che comunque comprendo perfettamente. Detto ciò, io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così ovviamente vi invito a lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.